Buongiorno cari amici, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi vi voglio leggere il messaggio dei nostri amatissimi invisibili maestri, che sono più presenti e più visibili di quanto voi potete immaginare. Ora leggo il messaggio dei nostri maestri. Intanto apro e chiudo una mia parentesi, ovviamente in linea con il discorso nel messaggio. Sono Alan, Kempis e io François, amati figli e ho adorati cretini. Nonostante tutto, 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 e la vi ama, come mai? E se dico mai, dico mai nessuno saprà amarvi come lei sa. Ella è il Sacro Cuore, nel senso, il suo cuore è puro e sacro a Dio, Re del cielo e della terra. Voi, siccome non la conoscete, né tantomeno la vedete, voi non potete immaginare lontanamente che tipo di donna è. Lei sa essere carina, bella e bellissima, anche se lei perennemente dice di no. Oggi ve la vogliamo rivelare. La nostra amata amica che è Fiorella, la nostra amatissima signora. Ella è semplice come un cubo, nel senso i suoi lati sono uguali e non esosceli. Mi spiego. Il suo quadro è perfetto e questo è ormai in ogni dove. Avete sentito anche voi come lanciava pernacchie al Papa Ratzinger? Che, pentito dei suoi peccati, no, ma pentito amaramente del suo ritiro. E smetterla, no, di rovinare il nostro sito, brutto bastardo, d'ognocchi, nel senso, la tua vista è cieca. E come dice il Vangelo, chi segue un cieco va nel fosso. Vorresti così accecare anche gli altri? Vero bastardo di un Ratzinger? Ti vuoi sfogare con noi? Perché ti abbiamo costretto al ritiro? E qui apro una mia parentesi, cari amici. È rivolto a Nazzi, che è incazzato nero con me, perché costretto al ritiro, caduto dal trono, non è più ormai al centro dell'attenzione mondiale. Ratzinger, ti senti inutile? Non farlo. Sai, io cucino, cucio, dipingo, pulisco, faccio giardinaggio e tante, tante, tante altre cose. Non ho chi mi lava, stira, accompagna durante le passeggiate, di quelle non ne parliamo perché non ho tempo. Non ho nessuno che mi fa niente. Nel senso, non sono riverita come te. Smettila di passeggiare per i giardini accompagnato con il rosario in mano. Il rosario ce l'ha la Madonna, è risaputo. Non tu, brutto scemo. E se ti annoi, alza le chiappe. Vai tu a fare giardinaggio. Prova, cucina, lava, stira, pulisci. E vedi quanto in fondo sei ancora molto fortunato. Se anche non sei sul grande trono, sei ancora su un trono. Prova a pensare quanta povera gente non ha di che arrivare a sera. Smettila di pregare Dio. Hai capito, no, che tutto è inutile? Dio vuole i fatti. È per quello che ti ho raccontato cosa faccio io.
Capito, stronzo? Chiusa la parentesi. Continuo con il messaggio scritto. Nazzi, non hai sentito cosa ha detto Nostra Signora? Non che l'unico Dio vivente. Non servono grandi cose. Non servono aerei. Nel senso, aguzza le orecchie. Tu che ti credi così intelligente. Abituati al discorso intelligente di Nostra Signora. Quando lei dice che non servono aerei, era inteso che non serve innalzarsi fuori, ma dentro. E per far ciò devi darti da fare. Alza le chiappe, vecchio stupido. E quando lei dice che non servono grandi macchinari, voleva dire che non servono grandi macchinazioni, così come voi usate o sapete fare ben benissimo. Serve un grande, grandissimo cuore, perché è il cuore sacro a Dio che in nulla manca. Il suo amore per le creature è smisurato. E lei, avendosi privata dagli affetti più cari, ha saputo redimere il mondo. Non certo tu, Ratzinger, che con i tuoi scagnozzi cerchi in ogni dove di sopprimere il sopprimibile. Vero, Frocio? Eccolo, amici, avete sentito cosa è disposta a dire o fare Nostra Signora? Tutto, ma proprio tutto ciò che il Divin Gesù faceva per Dio. Ella reincarnata in un'unica grande donna, quale ella è, la sentirete smadonnare a destra e a sinistra. Già, d'altronde, quale donna migliore della Madonna che santificate in ogni dove, adesso, ma soltanto adesso, smadonna e os smadonnerà in ogni dove. Tenetevi forti, voi frasciconi, nonché frocioni, mezze seghe imbastite, nel senso che i vostri figli ormai sono spezzati. Vero, Fio? Sistemali questi incancreniti lord. Pardon, lordati di sangue altrui, come se fosse vino delle migliori bottiglie. Già, fin adesso hanno saputo spolpare più coglioni, ma ora arriva lei, con il suo calore, non che umore, ma stavolta sarà e o diventerà più famoso quello italiano, visto che fin adesso era in auge quello inglese. Voi non la conoscete ancora, ma lei è un vero fenomeno, è una vera forza della natura. Lei sa spaziare tra morti o vivi come niente fosse. Vi farà conoscere i vivi come mai nessuno potrà fare e farli vivere i morti come non mai. Il tutto condito da grandi risate. Sì, perché è assicurato, vi farà fare delle grandi risate. Se voi la conosceste, come noi, sarebbe un vero sballo. Ma lo farà, anzi, ha già incominciato. Ma tutto questo è ancora poco. Nota bene, a te Papa Francesco, visto che ieri eri nelle favelas e visto che i ricchi ti fanno schifo, perché non sei rimasto lì con loro? Era e sta scritto nel Vangelo, tu Pietro pasci le mie pecorelle smarrite, già? Smarrite mica tanto, vero? Lì sì che hai visto
delle cose brutte. E lì sì che hai visto la vera paura. Vero, Papa Luciano? Pardon, Francesco, Francesco, cosa mi è scappato? Ma, guarda, a onor del vero un poco ci assomigli, ma per il resto proprio no. Ecco, amici, ho voluto così leggervi il messaggio dei nostri amati maestri, aprendolo una mia parentesi, rivolto verso questo Papa che si sente morto perché è caduto dal trono più alto. Che culo che hai avuto, Nazzi, sei pur sempre su un trono e non fai niente tutto il giorno, ma non ti stai annoiando, datti da fare, lavora, chissà che forse scoprirai chi è veramente Dio. Già, faticoso, vero? La terra è bassa anche per te, vero, ozioso? Ecco, amici, sapete, ho molto sofferto nella mia vita, ma mi sto accorgendo che il premio divino è smisurato. Che bella soddisfazione poter raccontare la verità così come ce l'hai nel cuore, senza veli, senza ansie. Si sa, la verità fa male. Fa male perché è nuda e cruda. E allora dico a coloro, o anche a Ratzinger, che si è sentito offeso, trafitto dalle nostre parole, assai pesanti a tratti. Ma, caro Nazzi, per così dire, sappi che verso di me l'umanità più bassa ha sprecato le peggior parole. Mi hanno dato della puttana, della troia, della signora degli appuntamenti, della scandalosa e chi più ne ha più ne mette in questo senso. Pensa, non mi sono mai sentita offesa, perché non mi riconosco in tutte queste accuse, perché la mia anima è pura. Ecco che allora tutto questo non ti tocca. E se invece per te è stato il contrario, sappi quanto sei nero dentro. A risentirci, amici. Buona riflessione per tutti. Alla prossima.